La gloria di Dio sia con tutti noi. Buongiorno a tutti quanti, con un grande amore condiviso tra fratelli e sorelle. E oggi mia cara sorella, mio caro fratello, mio caro amico, e anche se a volte ci sia qualche nemico ancora, voglio convidarti che ti amo. Ti amo nell'amore del Signore. Sì, ti amo, con tutto il cuore, con tutta la mia anima. Come Gesù ama me, io amo te, né più e né meno. E questo grande sentimento che il Signore mi ha messo al cuore, lo voglio trasmettere a te più che altro perché sento il bisogno di aiutarti a uscire da ogni tuo problema, da ogni tua ansia, da ogni tua difficoltà. Più che altro per questo, perché mi sono prefissato nella mia vita di aiutare il popolo di Dio e tu ne fai parte, o almeno stai cercando di entrare a far parte di questa grande, numerosa famiglia che cresce giorno dopo giorno, a vista d'occhio. Ebbene, miei cari, vogliamo mettere il messaggio di oggi a Dio, non cerca vendetta ma perdono, non semina discordia ma pace, non si fida di sé ma di Dio, gloria a Dio, Dio ascolta la tua preghiera. Buongiorno, questa è una foto che ho condiviso e la voglio condividere con tutti voi, anche nel video di stamattina. Bene. Buongiorno. Esorto fare presto. Le porte
Grazie. Presto si chiuderanno. Come Dio chiuse la porta della nave. Di Noè. La chiuse la plasmò. Di specie. Nessuno. La poté aprire. Tutti quelli che erano fuori morirono annegati. Dal diluvio. Pensateci. Oggi sarà diverso. Chi è col Signore sarà capito. Chi non lo è sarà lasciato. Pensateci su. Ora non voglio più di tanto allarmarvi. Vi lascio nel pensiero. Se volete chiarimenti, chiamate. Amen. Gloria a Dio.
il messaggio è lanciato. Lo possiamo leggere, lo potete leggere al mio profilo. Dio è grande, meraviglioso. Ora una breve preghiera. Chi è nella possibilità può chiudere gli occhi. Il video lo potrà vedere in secondo tempo, Dio volendo, se ancora mi lasceranno mettere nel profilo, perché Facebook in questi giorni ha messo dei programmi che bloccano al primo che fa molti video o molti pensieri che lancia. Preghiamo che tutto vada per il verso giusto. Attualmente ci ho bloccato, come pare, i video in diretta. Se qualcuno vuole aiutarmi, scriva a Facebook di essere più comprensivo nei nostri riguardi, perché vogliamo aiutare il mondo. Perciò vi invito a scrivere a Facebook di essere più clemente nei nostri riguardi, perché non facciamo che giochiamo, stiamo aiutando il mondo a salvarsi. Chissà che non ci sia qualcuno di loro che si salverà. Bene. Gloria a Dio, alleluia. Caro Padre, in questo momento vengo a te come se in questo momento sto parlando qui davanti a te. Perché tu sei qui, tu stai ascoltando la mia voce, tu stai ascoltando il mio respiro, tu stai ascoltando tutto ciò che nel mio cuore e nella mia anima e nel mio pensiero già anteprima che io te lo dico. Oggi Padre ti chiedo di far avere più clemenza su questi programmi Facebook e anche su ciò che facciamo. Perché tu lo vedi, siamo bloccati in tutti i campi su questi programmi di lanciare i video e GIF e tante altre cose, pensieri e tanto altro. Non è per male, ma vogliamo un po' di libertà, perché quello che stiamo facendo, Padre, o che sto per fare, è per la gloria tua, per la gloria del tuo popolo, per la salute del tuo popolo, per la salvezza del tuo popolo e per chiunque cerca di avvicinarsi a te. Intervieni, papà, intervieni con tutta la tua potenza, con tutta la tua grazia, estirpa ciò che non va e metti pace, metti sicurezza, metti più autocontrollo. Ci sono tante persone che scrivono e postano foto indegne, foto che non devono neanche essere pubblicate perché sono scandalose. Perché se la prendono con noi? Che vogliamo aiutare persino a loro a conoscere la verità, a conoscere la vita, a conoscere la grazia tua. Perché ogni giorno blocco persone che mi vorrebbero trasportare in altre pagine che sono veramente uno scandalo. Giorno per giorno mi arrivano richieste e li blocco subito. Perché non bloccano allora? Ce l'hanno già messi nel profilo, scritte, i link che trasportano le anime alla perdizione. Perché non bloccano loro, Padre? Provvedi tu, se loro non lo fanno, provvedi tu, Padre. Sì, Padre, te lo sto chiedendo così, a tu per tu, con un senso di dolcezza. Sì, Padre. Lo sapevo, Padre.
Sapevo che tu provvederesti e provvederai. Ti ringrazio e ti lodo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. In questo momento parla ancora una richiesta. Se posso osare, benedici tutto il mondo, tutto l'universo, per la pace, per la tranquillità, per l'abbondanza, per la felicità, per la gioia, per la sicurezza, per ogni cosa, Signore. Provvedi, Signore, per gli anziani, gli ammalati, i carcerati, le vedove, i divorziati, il mondo che sta perendo, Signore. Aiutalo, te ne prego. Hai un armistizio, Signore, che possano essere comprensivi e tornare indietro e fare dietro fronte verso di te con più dolcezza, con più amore. Come tu hai portato a me, porta anche loro, Signore, a te. Grazie, Padre. Nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Resterei qui con te tutto il tempo, ma devo andare a lavorare. Ti saluto, papà, con grande amore. Grazie di tutto. Gloria a Dio. Mia cara, nella grazia, che devo salutare, il tempo è scaduto. Ci sentiremo presto nella pausa del lavoro o anche stasera. Se volete, inoltrate questo video a tutto il mondo del web. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù. Amen.